Buongiorno, mi chiamo Massimiliano Santoro, oggi vi accompagno in questo processo formativo che va a toccare alcuni punti chiave della governance. In particolare, però, noi ci occupiamo di un tema delicato perché per noi governance significa governare processi, governare processi e azioni passando da un ruolo di esecutore a un ruolo di regista, utilizzando le sinergie che vi sono all'interno e all'esterno della pubblica amministrazione. Quindi un tema molto delicato. Anche perché si parla tantissimo di questi temi, credetemi, e io penso che voi abbiate già sentito, fatto, visto di tutto. Quindi il nostro tema è cercare di andare un po' oltre e vedere alcune cose di base all'interno di un contesto che sta cambiando profondamente. Quindi credo che sia una bella sfida che possa essere molto interessante per tutti. Io l'ho chiamato un percorso di crescita personale e organizzativo. Io credo che perché si possa cambiare la governance nella pubblica amministrazione, ci voglia il contributo serio della politica, ci voglia il contributo delle organizzazioni, ma ci dobbiamo mettere qualcosa noi. Io credo che sia fondamentale quello che può essere il nostro percorso di crescita. E noi siamo i protagonisti delle organizzazioni. Le organizzazioni non sono fatte di teoria, non sono fatte di regole, non sono fatte di, sono fatte di persone. E di persone che sanno stare insieme, sanno fare delle cose straordinarie insieme. E credo che questo sia un passaggio importante, importante per tutti, e su questo dobbiamo lavorare. Allora, se siamo pronti, iniziamo una sorta di viaggio. Un viaggio, in alcune tematiche chiave, parleremo di scenari, di cosa sta cambiando, parleremo di strumenti e ci daremo degli strumenti che possono essere estremamente efficaci. Vediamo un po' di cosa stiamo parlando. Siete pronti? Dai, iniziamo. Bene, il primo tema di cui credo sia importante parlare è il mondo sta cambiando, la pubblica amministrazione sta cambiando. E non sta cambiando soltanto la pubblica amministrazione italiana o siciliana, sta cambiando l'approccio complessivo tra la pubblica amministrazione e le persone. Quelli che una volta erano gli utenti e adesso credo sempre di più li chiamiamo i clienti. Perché li chiamiamo i clienti? Perché nel concetto di cliente c'è un concetto di servizio e di servizio che viene pagato. Viene pagato dal cittadino attraverso le tasse, attraverso il suo impegno, attraverso la sua partecipazione civica. Ora, questo credo che sia la prima grande rivoluzione, ma noi cerchiamo di capire questi meccanismi, perché se li capiamo, possiamo cogliere appieno la portata del cambiamento della governance della pubblica amministrazione e quello che può essere il nostro ruolo. Ecco, io credo che questa sia l'operazione fondamentale e l'operazione che ci riguarda maggiormente. Ci sono nuovi scenari. Voi sapete, evidentemente, che il mondo di oggi, alla fine del 2022, non è lo stesso mondo che era invece alla fine del 2019. È cambiato tutto. Ma il cambiamento ha delle radici più profonde. Non è il Covid, non è stato il Covid o il lockdown la causa del cambiamento. Il Covid e il lockdown sono quelli che ci hanno evidenziato il cambiamento. E in questo cambiamento ci sono dei fenomeni di fondo che vi posso mostrare. Non so, ci sono nuovi scenari postmoderni che sono caratterizzati da che cosa? Flessibilità e incertezza. Flessibilità perché ci dobbiamo adattare, perché le cose non sono più ferme, statiche, no? Sapete quanto si parla oggi di resilienza, che è proprio questa caratteristica del metallo, di incassare il colpo e di restituirlo. Ecco, flessibilità e incertezza sono proprio due fenomeni con cui abbiamo a che fare. Non sappiamo cosa succederà. Perdita di orizzonti di lungo periodo, necessità di adattarci rapidamente al nuovo. Ecco, questo è un altro tema. Non possiamo più aspettare. Non possiamo più dire, vabbè, ma questa cosa qua la farà qualcun altro, ma questo processo lo imparerà qualcun altro, ma a fare questa riunione a distanza io non sono capace. No, dobbiamo farlo. E quindi dobbiamo adattarci rapidamente al nuovo. Sensazione di smarrimento continua, ricerca di un senso del vivere. Questo è un altro meccanismo, credo, esistenziale più che altro, no? La sensazione di smarrimento nella continua ricerca di un senso. Che senso abbiamo? Una volta il senso era dato anche dalla nostra collocazione, dal rispetto che gli altri avevano per noi, da qual era il contesto, da cosa. Oggi facciamo un po' sempre più fatica a trovare questo senso. Ecco, rispetto a questi meccanismi, che cosa accade? Quali sono le risposte? Le risposte sono queste: tendenza all'adattamento e alla flessibilità. Allora,
Le organizzazioni sono sempre di più strutture policentriche e snelle. Pensate al decentramento nella pubblica amministrazione, pensate a come una volta c'era l'ufficio centrale dell'anagrafe, dove accadeva tutto, no? Oggi ci sono tante piccole sedi. Il rapporto tra il cittadino cambia, no? Logica è bottom-up. Bottom-up vuol dire dal basso verso l'alto. Un tempo tutte le strutture erano basate su strutture che erano top-down. Dall'alto al basso. Oggi stanno cambiando queste cose e c'è sempre di più una dimensione bottom-up. Decentramento delle responsabilità e delle aree di competenza. Che cosa vuol dire decentramento delle responsabilità e delle aree di competenza? Beh, significa che anche le responsabilità sono sempre più diffuse e le aree di competenza sono sempre più diffuse e non c'è più una centralità unica. Imprenditorialità. Sempre di più ci è chiesto. Credo che avete sicuramente sentito parlare di questa dimensione. Ci è chiesto di avere un approccio imprenditoriale col lavoro, cioè di risolvere i problemi invece che inseguirli, come se fossero i vostri, come se fosse la vostra azienda. Leadership diffusa vuol dire che il capo non è più soltanto uno, ma noi seguiamo più capi, più contesti. Empowerment del singolo. Che è un altro fenomeno fondamentale. L'empowerment del singolo è la responsabilità individuale che ciascuno di noi ha nel crescere, nel diventare più profondo nelle cose che fa, più competente, più esperto. Ed è noi, siamo noi che lo possiamo fare, nessun altro. Allora, nel rapporto con le organizzazioni, le persone chiedono che cosa? Che cos'è che chiediamo noi alle nostre organizzazioni? Cosa chiediamo alla regione? Cosa chiediamo, no? Perché questo è un meccanismo fondamentale. Progressivo guadagno di autonomia decisionale e autodeterminazione. È fondamentale questo. Io voglio poter essere messo in grado di risolvere i problemi. E per poter essere messo in grado di risolvere i problemi ho bisogno di essere autonomo. Massimo accesso all'informazione sia operativa che strategica. Io ho bisogno di sapere. Io ho bisogno di sapere come fare per una certa cosa, qual è la modalità, qual è la circolare, quella cosa, ma ho anche bisogno di sapere quali sono le strategie profonde e nelle quali sono inserito. Opportunità di scambio e crescita attraverso il confronto con i colleghi. Credo che anche questo sia fondamentale, così come è fondamentale poter lavorare in ambiti sfidanti in cui possiamo giocare un ruolo forte. E i saperi e attitudini personali possono essere fondamentali. Ambiente in cui l'innovazione è processo collaborativo e partecipato. Non accettiamo ambienti passivi, ambienti disorganizzati, ambienti in cui l'innovazione è osteggiata. Le persone vogliono innovazione e ci credono. Possibilità di dare senso al proprio lavoro. Altro tema importante, il nostro lavoro ha senso, il nostro lavoro è importante, il nostro lavoro è qualcosa in cui crediamo. Le organizzazioni vincenti, anche nella pubblica amministrazione, saranno quelle con persone che partecipano in modo attivo. E questa è la vera rivoluzione, su questa rivoluzione noi dobbiamo combattere, dobbiamo credere, dobbiamo crescere, dobbiamo lottare, perché possiamo veramente fare la differenza. Allora, i nuovi scenari post-Covid sono caratterizzati da che cosa? Da lockdown, discontinuità, disorganizzazione forzata, prevalenza del virtuale sul reale, accelerazione delle dinamiche sociali interpersonali. Penso che tutti possiate essere testimoni di questo tipo di dimensioni, no? E la tendenza è la spersonalizzazione e l'autonomia. Molte delle risposte che noi abbiamo dato, sbagliando, sono risposte di isolamento, di autoreferenzialità, di presunzione, di distanziamento, di innovazione, eh? Però non sempre la reazione è stata giusta. Allora, di fatto quello che stiamo osservando è che il rapporto tra la persona e l'azienda in cui lavora, tra la persona e l'ente in cui lavora, tra la persona e la pubblica amministrazione in cui lavora, è cambiato nel tempo. Passiamo da un'azienda che è genitore normativo a un impiegato che è un bambino, no? Quindi l'azienda è burocrazia. Il
la regione, l'ente, l'istituto, il comune, no? È una mamma normativa, è un genitore normativo che ci dà regole, burocrazia, ci dice cosa fare, cosa non fare, a che ora arrivare, quando uscire, no? Ha una, questo forse è stato un po' l'evoluzione, azienda, genitore affettivo, che è io mi occupo di te, in qualche modo, io ti voglio bene, io sono responsabile per te. Ma tu sei sempre qualcuno che comunque ha bisogno dell'azienda mamma. E fino ad arrivare a oggi, che credo che il rapporto corretto sia un'azienda matura, adulta, che si rapporta con impiegati maturi e adulti. Ecco, questo è fondamentale. Non aspettiamoci più la regione mamma. Non aspettiamoci più l'ente mamma. Non aspettiamoci più questo approccio. Perché? Perché non è, perché non siamo più bambini. Credo che questo sia un cambiamento fondamentale che dobbiamo mettere a terra. Allora si devono attivare nuovi approcci. E questa è un po' la nostra idea per una nuova governance dove le soft skills abbiano un ruolo importante. Comunicazione, employability, che vuol dire fare il meglio con le persone che abbiamo. Autoapprendimento, gestione delle priorità, flessibilità, networking, fiducia e responsabilità, lavoro per obiettivi. Questi sono i nuovi approcci. Sono le nuove parole d'ordine su cui lavorare, adesso ne vedremo alcune insieme, ma queste sono le parole d'ordine, questi sono i meccanismi che ci permettono di fare la differenza. Allora, le chiavi per una nuova governance quali sono? Fiducia e responsabilità, delega, lavoro per obiettivi, gestione del tempo. Io credo che se noi mettiamo a fuoco questi quattro temi, facciamo qualcosa di importante, qualcosa di utile, qualcosa che ci rimane e ci serve nel tempo. Fondamentale. Fondamentale, vediamoli uno per uno e cerchiamo di capire cosa possiamo fare all'interno di queste dimensioni e come possiamo agire. Allora, lavorare sulla fiducia. Cosa vuol dire lavorare sulla fiducia? Provate a fare una riflessione voi. Voi vi fidate dei vostri colleghi? E per vi fidate, non siete sicuri che non vi tradiranno con un atteggiamento omertoso, perché questo probabilmente è già vero. Ma quello che è fondamentale è vi fidate delle loro competenze? Siete tranquilli che nel momento in cui un collega deve svolgere un compito che è fondamentale per il lavoro che state facendo voi, lui lo farà al meglio? E se non è in grado ve lo dirà e vi terrà al corrente? Questa è una riflessione molto delicata, io credo. Non così scontata. Ecco, rimaniamo sulla fiducia. Io vi faccio fare un, vi propongo un piccolissimo esercizio, che è poi è una domanda. Ma voi vi fidate dei vostri colleghi? Provate a fare una mappa, prendete un foglio, mettete voi al centro e incominciate a descrivere a cerchio le persone che sono più vicine a voi professionalmente e poi man mano quelle che sono più lontane, quelle che sono più lontane. Poi provo a farvelo vedere con una penna, no? Cioè sostanzialmente io e poi qua metterò dei colleghi e poi un altro e poi un altro ancora e poi un altro ancora e poi un altro ancora. E questi colleghi? Che fiducia ho in queste persone? Mettetele da 0 a 10. E poi quelli fuori? Come si rapportano quelli fuori? E quelli più esterni? E i capi? Poi fate una media. Magari fatela per cerchio. Se questa media non supera il 7, vuol dire che c'è molto da lavorare nella vostra organizzazione. Ma la fiducia inizia dandola noi. La fiducia inizia fidandoci, creando noi le basi perché ci possa essere fiducia, non aspettandocela degli altri. Diamola noi in prima persona. Se la diamo noi in prima persona, le cose possono davvero cambiare, altrimenti no. E adesso parliamo di delega. Quali sono i principi chiave della delega? Beh, intanto si delegano decisioni, no? Si delegano attività, si delegano compiti. Ne manteniamo noi la responsabilità? La responsabilità non è mai del delegato, del delegante, che ha deciso di delegare quella persona, quindi si assume la responsabilità. Per questo c'è la responsabilità di verificare e controllare, quindi di assicurarci che le cose siano fatte. Chi delega deve lasciar lavorare, deve lasciar scegliere come lavorare. Deve dare la possibilità alle persone di decidere come fare il loro lavoro.
ma deve verificare e controllare costantemente il raggiungimento dei risultati. E quindi dare feedback, spiegare cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, e eventualmente rinnovare la delega. Ma è un meccanismo delicato, non è un meccanismo scontato. Questi sono pure i principi chiave. L'altro tema centrale, io credo che sia il tema del perché delegare. Perché si delega? Beh, intanto si risparmia tempo. Se io posso non fare una cosa e farla fare un'altra persona, avrò tempo per fare qualcosa di più urgente e più importante. Fondamentale. Beh, delegando si motiva anche, perché io dico a una persona che cosa può fare per fare meglio. E in questo modo io do motivazione, perché dico tu sei importante e sei in grado di fare quella cosa che prima facevo io. Aumenta l'efficienza organizzativa, perché delegando beh, ottimizziamo i processi, no? Non abbiamo persone che non fanno niente, persone che fanno troppo, si equilibra. E beh, poi c'è una crescita delle persone, c'è una crescita professionale delle persone, perché le persone imparano a fare le cose e le fanno meglio, un pezzettino alla volta. Però delegare è faticoso. Ecco, io che sono un professionista conosco bene questo meccanismo e lo vedo quando mi confronto con dei manager, no? I manager sono bravissimi perché delegano e si assumono la responsabilità del fatto che quell'attività probabilmente non sarà fatta così bene come se la facessero loro, ma il fatto che non è fatta così bene come se la facessero loro è fondamentale, perché questo meccanismo permette loro di fare tante cose, di fare molte più cose, presidiando tutto il processo. Allora, il professionista dice no, io non delego perché ci perdo talmente tanto tempo a spiegare come fare certe cose che alla fine preferisco farmela io che delegarla. Ma è sbagliato, perché noi siamo limitati. Le persone a cui possiamo delegare sono infinite, almeno in linea teorica. Beh, poi delegare genera ansia, no? Perché genera ansia? Perché ci riuscirà, non ci riuscirà, che figura ci faccio? E se poi fallisce, che la responsabilità ce l'ho io, no? Perdo il controllo delle cose che faccio. Cioè, certo, comunque non ho il controllo che avrei se lo facessi io. Allora, che cosa serve? Che cosa è fondamentale? Che cosa fa veramente la differenza? Credo veramente la differenza lo faccia la nostra capacità di avere fiducia negli altri, di far crescere le persone, di dare feedback adeguati e di creare spirito di squadra. Perché è lo spirito di squadra che fa funzionare la delega, che attiva un meccanismo virtuoso di delega. E beh, poi c'è il tema delicatissimo del lavoro per obiettivi. Lavorare per obiettivi cosa significa? Lavorare per obiettivi significa di fatto, significa ragionare in un certo modo, porsi degli obiettivi, ma fare in modo che questi obiettivi siano realistici. Io qua ho messo una frase di Lewis Carroll, perché secondo me è bellissima. Alice, mi dici per favore quale strada devo prendere? E il gatto risponde, dipende da dove vuoi andare. Alice, non mi interessa tanto dove. Gatto, allora non importa quale strada prendere. No? È chiaro questo. Cioè, è l'obiettivo che fa la differenza. Non so, io vi posso lanciare un brevissimo esercizio molto divertente, vi chiedo di provare a farlo, no? Siete in 5 e dovete organizzare una trasferta a Milano. Lo dovete fare entro la fine del mese prossimo e avete un budget di 500 euro. Come fate a organizzare? 500 euro non per persona, 500 euro in tutto. Come fate a organizzare questo viaggio? Vi volete prendere 5 minuti per pensare a questa cosa? Vi volete prendere 5 minuti per andare su internet, vedere quanto costa il volo Ryanair, vedere come si può fare andare da Palermo a Milano, vedere le alternative, come funziona la nave per Genova, come funziona la macchina, come funziona il treno, quanto costano? Prendetevi 5 minuti, vi aspetto, mettete in pausa questo video, fate i vostri conti, tornate tra 5 minuti. Fatto? Bene, io penso che la maggior parte di voi sia riuscita in questo compito, un compito che sembrava impossibile,
Ma poi ragionando, pensando così, si scopre che c'è un volo Ryanair che parte da Punta Raisi alle 5 del mattino e torna in giornata e costa 40 euro andata e ritorno, più c'è da calcolare il taxi, il pranzo, è così, però facendo sacrifici si riesce a fare. Io questo esercizio lo faccio spesso in tantissimi gruppi, mi sono trovato le risposte più strane, francamente. Risposte più strane che passavano dal si va in autostop. Si noleggia una macchina, si fa questo, si fa quello. Ma il problema è che non è il budget che conta, che non è la soluzione che conta, ma è cosa ci devo andare a fare a Milano? Devo incontrarmi con un collega della regione Lombardia? Devo andare a trovare un amico? Devo andare a vedere il Duomo di Milano perché non l'ho mai visto? Devo trasferirmi, traslocare? In base a questo che cambia tutto. È l'obiettivo, qual è l'obiettivo? Perché se devo vedere un collega un'ora, magari chiederò al collega di farsi trovare a Malpensa, in modo tale che poi non ho il problema del transfer. E se io faccio un viaggio da Palermo a Malpensa, forse lui lo può fare da Milano a Malpensa. No? Se devo traslocare, beh, forse devo andarci in macchina, c'è poco da fare, devo noleggiare un furgone e andarci in macchina. Se voglio vedere l'Italia, beh, a seconda dell'età, della faccia tosta, così le soluzioni vanno dall'autostop ad andarci a piedi. Un viaggio di un mese, ma ci posso arrivare. Ecco, ma è l'obiettivo che fa la differenza. È l'obiettivo che guida, non è il viaggio. Voglio divertirmi, allora forse non c'è bisogno di andare fino a Milano. Allora, quello che vi presento adesso è un modello semplicissimo, quello che va per la maggiore, ma è molto efficace, credetemi, provate a utilizzarlo quando ragionate per obiettivi. Un obiettivo perché funzioni deve essere smarter. Cioè deve essere smart e anche un po' di più. Che cosa vuol dire? Allora, specifico, smart, S. L'obiettivo deve essere ben definito e non lasciare spazio ad ambiguità. Quindi, preciso, specifico, che cosa significa? Misurabile, il suo raggiungimento o meno deve essere un fatto oggettivo, non una valutazione soggettiva. A Milano ci sono andato o non ci sono andato? Quanto ho speso? Ho incontrato o non ho incontrato quella persona che dovevo incontrare, che è il mio obiettivo? Quindi essere misurabile, ambizioso. Beh, deve portare ad un miglioramento e deve pertanto essere stimolante e ambire a qualcosa in più. Raggiungibile, deve essere ragionevolmente perseguibile. Temporalmente definito, deve avere delle scadenze, cioè devono essere specificati i termini entro quando devono essere raggiunti gli obiettivi. Senza una variante temporale non esiste, non è nulla. Però deve anche essere, scusate, emozionante e rinnegoziabile di fronte a cambiamenti significativi in corso. Ecco, anche lì provate a pensare a un obiettivo smart, provate a farlo per esempio su quello che potrebbe essere l'obiettivo di molti di noi, migliorare la vostra conoscenza della lingua inglese. Così è un obiettivo smart? No. Per diventare un obiettivo smart deve essere che cosa devo sapere della lingua inglese? Specifico, entro 6 mesi devo riuscire a parlare inglese da certificato B1. Deve essere ambizioso, perché se io so già l'inglese, questo non è un obiettivo, no? Ok? Deve essere realistico. Devo poterlo raggiungere. Perché se io non so neanche parlare italiano, probabilmente non imparerò mai in 6 mesi l'inglese. Deve essere temporalmente definito, entro tot. Deve essere emozionante, ti dà emozione, l'idea di poter essere raggiungere questo obiettivo ti dà emozioni. E deve essere rinegoziabile perché poi nel frattempo succedono delle cose e devo capire, devo poter cambiare. E infine c'è tutto il tema della gestione del tempo e delle priorità. Che sono le cose che ci ostacolano in qualche modo, no? Che ci rendono difficile la gestione del tempo. Beh, le email, ormai riceviamo. Quante mail ricevete voi ogni giorno?
Mediamente un funzionario della pubblica amministrazione può ricevere 100 mail. E queste 100 mail spesso sono dirette a lui, senza contare tutte quelle che sono in copia. Le riunioni, si perde una quantità di tempo a fare le riunioni che è impressionante. E spesso queste riunioni non servono perché sono fatte male, perché non sono chiare, perché non sono definite, perché non sono... No. Le interruzioni, noi siamo continuamente interrotti. Interrotti dal capo, interrotti dal collega, interrotti dall'utente, interrotti da chi entra, da chi esce, così. I webinar e le call, le mettere insieme. Oggi noi abbiamo una devastante incidenza dei webinar e delle call. L'altro tema è la sincronizzazione permanente. Noi dobbiamo essere sempre sincronizzati, sempre disponibili. Questa cosa qua non funziona. Non funziona perché non ci permette di lavorare bene. E forse dobbiamo imparare a dire qualche no. Allora, perché è importante dire qualche no? Che per dire sì alle nostre priorità e per portare a termine ciò che per noi è importante, dobbiamo avere il coraggio di dire no ad altre attività, a cose che a volte sono apparentemente urgenti, ma attenzione, urgente non vuol dire importante e non vuol dire un'emergenza. Attività urgenze sono quelle che scadono. Sono quelle che hanno un tempo definito che va fatto subito, ma noi possiamo anche scegliere di non farle. Invece credo che nelle organizzazioni oggi si viva una dittatura dell'urgenza. E questo è un errore. Ricordiamoci, dire sì a qualcosa significa sempre dire no a qualcos'altro. Nel momento in cui dico sì a un collega, a un capo, a un cliente, a un utente, a uno stakeholder, sto dicendo no a qualcosa che era importante fare che non farò. Dire no implica scegliere, quindi scontentare qualcuno, anche noi stessi. E purtroppo è sempre più facile scontentare noi stessi che scontentare gli altri, ma questo è un grave errore che noi facciamo. C'è sempre spazio per i no motivati, la difficoltà sta nell'imparare ad argomentarli. Io posso dire no a mia moglie, posso dire no a mio figlio. Posso dire no a mio padre, posso dire no al mio capo, posso dire no al mio collega. E loro lo accettano questo, a condizione che sappia spiegare loro perché. La credibilità di un no sta nella nostra disponibilità a dire anche sì. Non si tratta di un no di protesta o di ribellione. Non si tratta di un no di protesta o di ribellione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io dico tanti sì, le persone sanno che sono disponibili. Quella volta che dovrò dire no, le persone... Colleghi, capi, ci aspettiamo che ci capiscano e si rendano conto. Allora, perché è difficile dire no? Beh, perché magari la persona che ci dice, chiede di dire sì è una persona importante. Perché magari abbiamo paura di offendere l'altro. Ti piacciono gli spaghetti al ragù? No. Beh, se ce li stanno offrendo è proprio poco carino, no? Però, ti piacciono gli spaghetti al ragù? Guarda, mi piacciono tantissimo, però ne mangerò poco perché sono a dieta, ti prego. Beh, questo è un modo diverso di dire no, no? Poca chiarezza rispetto alle nostre priorità. Se noi non sappiamo quali sono le nostre priorità, facciamo fatica a dire no, perché tutto è un po' confuso. Mancanza, poca chiarezza di obiettivi personali. Se io non ho obiettivi personali, beh, non so cosa dire sì, quindi evidentemente faccio fatica a dire no, no? Orientamento al fare tutto subito, eh? Difficoltà a negoziare, paura del conflitto, gratificazione nel sentirsi utili, senso del dovere. Ecco, pensate quanti argomenti abbiamo. Ne ho messi 9 io in questo momento. Ce ne sono tanti altri. Ma la capacità che noi abbiamo di dire no è equivalente, parallela alla nostra capacità di dire sì. Ogni volta che dico no a qualcosa, dico sì a qualcos'altro. Ogni volta che dico sì a qualcos'altro, dico no alle cose che sto facendo importanti. Rendiamoci conto questo, perché è fondamentale. Allora, ci sono delle trappole da evitare, no? Quali sono le trappole? Beh, per esempio, porte virtuali aperte per chiunque, in ogni momento. In questo modo non diamo regole chiare e inoltre creiamo aspettative sulla nostra disponibilità. Quando dico porte virtuali, vuol dire che sì, è la porta dell'ufficio, ma sono anche le porte della relazione con noi, ma sono anche la risposta immediata al messaggio, ma sono la mail a cui noi rispondiamo entro 10 minuti, ma sono tante cose. E noi questo possiamo imparare a farlo. Possiamo imparare a dire alle persone, guarda che questo spazio va preso in questo momento.
Incapacità di porre fine a una call. Se si intende accogliere, dare spazio all'interruzione, è in ogni caso utile definire fin da subito quanto tempo si ha a disposizione. Guarda, ti posso dare mezz'ora. E finita la mezz'ora si dice: guarda che finita la mezz'ora, non ti posso più dare altro. Non andiamo avanti a oltranza. E la tendenza dei nostri interlocutori sarà di andare avanti a oltranza, quindi siamo noi i responsabili che dobbiamo fare la differenza. Portare il peso di essere indispensabili, non pianificare come gestire i periodi in cui non siamo disponibili e siamo assenti. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che, insomma, dobbiamo gestirci anche quando non ci siamo. Noi non possiamo essere indispensabili. Chiunque sia indispensabile sta sbagliando qualcosa. Io questo l'ho visto in tantissime situazioni lavorative. L'ho visto con i responsabili degli scali aeroportuali, l'ho visto con i comandanti dei vigili del fuoco, l'ho visto con i primari chirurghi. Il senso di indispensabilità è estremamente appagante, ma è sbagliato. Perché ogni volta che c'è senso di indispensabilità, c'è un delirio di onnipotenza che non ci fa fare fino in fondo le cose importanti, non ci fa impegnarsi su di noi e non ci fa ricaricare. Allora bisogna organizzare il lavoro in modo tale che sia chiaro dove reperire le informazioni in nostra assenza. Che sia fondamentale lavorare sulla condivisione del know-how. Questo credo che sia fondamentale, decisivo. Richiedere o aspettarci che i collaboratori e i colleghi più junior ci interpellino sul come procedere. Oltre che sovraccarico per noi, creiamo collo di bottiglia. E quindi lavorare sulla delega. Allora, io ho finito questa breve lezione. Siamo stati insieme un sacco di tempo, mi avete ascoltato con pazienza, mi avete fatto fare dei piccoli esercizi. Voglio lasciare con questa frase bellissima di Sant'Agostino. Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi, delle stelle e passano accanto a se stesse senza meravigliarsi. Ecco, io credo ritroviamo la capacità di meravigliarci, ritroviamo la capacità di incantarci, ritroviamo la capacità di capire noi stessi, di guardarci dentro. E di avere più chiaro dove stiamo andando. Vi ringrazio e ci vediamo in altri corsi. Da parte di Massimiliano Santoro, buona giornata.